E continuiamo con gli appuntamenti dell'estate lucana, musica e promozione del territorio a Viggianello per la Notte Bianca dei Maestri Suonatori del Pollino. Sentiamo Maria Rosa Monaco. Non solo intrattenimento, ma anche incontro tra generi musicali e recupero di risorse armoniche tipiche dell'area del Pollino. È così che in piazza San Francesco da Paola a Viggianello gli slanci appassionati della Carmen di Bizet e i gorgheggi dal Brindisi della Traviata si sono mescolati a melodie pastorali e tarantelle rivisitate. Una commistione di linguaggi dal melodramma alle popolari colonne sonore del cinema, dal repertorio bandistico a quello delle ballate locali. Colto e popolare, espressioni elitarie e tradizioni contadine che si sono mescolate per offrire un'unica, singolare esperienza di condivisione armonica. Esempio di questa fusione di stili, l'incontro in una esibizione corale tra l'Orchestra di Fiati del Pollino, la sua prima apparizione pubblica, e lo strumento tipico di quest'area, la zampogna, con l'obiettivo di rilanciare strumenti e melodie tipiche dell'area e nel contempo spingere alla fruizione, alla diffusione e allo studio dei più diversi generi musicali. E sempre con finalità promozionali, il concerto della Notte Bianca dei Suonatori del Pollino è stato inciso e il CD sarà distribuito in tutta la regione Basilicata.